Sifu, renderci piccoli è stata una grande idea. Certo che sì. Forza, saltiamo su quello sgabello. Ok, andiamo. Ops, è troppo alto da qui. Non lo so se ci riesco. Dai, salta, non pensarci troppo. Yuhu! Forza, un altro salto. Dove porterà questo tunnel? Scopriamolo. È un po' buio qui, vero, Misifu? Sì, Tati, è un po' buio. Misifu, lo vedi quello laggiù? Sì. Che cos'è che brilla? Si sta muovendo. Corri, corri! Corri, corri! Corri! Cos'era? Non lo so. Tati, Misifu, siete voi! Mausi, sei tu! Ci hai spaventato molto! Che vi è successo? Perché siete così piccoli? Eravamo annoiati e abbiamo deciso di diventare piccoli e di divertirci. Perfetto, verrò con voi in giardino, così potrete continuare ad esplorare. Sì! Salite! Sì! Sì! Tenetevi forte! Yuppi! Non hai paura di vivere qui senza luce, Mausi? No, in realtà mi piace. Guardate, siamo arrivati. Wow! Tutto sembra molto più grande. Guarda, Tati, un fungo gigante. Fate molta attenzione e se avete dei problemi chiamatemi. Ok, ma non siamo in pericolo perché abbiamo la bacchetta magica. Tati, abbiamo la bacchetta magica? L'ho dimenticata in realtà. Beh, se avete bisogno, tutto quello che dovete fare è chiamare. La 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 la, la 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 la, siamo così piccoli. La 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 la, siamo molto carini. La 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 la. Tati, anche l'erba è più grande di noi. Salve! Tati, io ho molta paura. Calmati, Misi, può essere una formichina. Una formichina, ma sia gigante! Misifu, te lo ricordi che siamo noi che siamo piccoli? Ciao, formica! Ciao, Tati! Che ci fate qui, ragazzi? Beh, stiamo vivendo un'avventura! Oh, certo! Beh, divertitevi, io torno al lavoro! Ci vediamo presto, ciao! Ciao, formichina! Guarda, Tati! C'è un'altra formica, ma è di un colore diverso! Dove? Che succede? Perché gridi? Corri, Misifu! Quello è uno scorpione! Nella bottiglia, presto! Entra nella bottiglia! Che paura! Che paura! Meglio chiudere la bottiglia! Ceba! Tati, chiudila, chiudila, altrimenti entrerà e ci mangerà! Fatto, Misifu! E adesso che facciamo? Che ne dici di correre e far rotolare la bottiglia e scappare dallo scorpione, eh? Va bene, lo stiamo facendo! Non vedo più lo scorpione! Ops, stiamo andando troppo veloce! Tati, siamo nel mare! Sta per arrivare uno squalo! Misifu, questo non può essere perché il mare è troppo lontano da qui! Ma guarda quanta acqua, Tati! Deve essere un fiume! Sì, e allora arriveranno i piragna! Non preoccuparti, Misifu! È il mare, ci sono le onde! Oh, mi sta avvenendo il mal di mare! Anche a me? Io soffro di vertigini!
mesi fu. Che facciamo adesso? La 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 la. Ascolta, la, 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 la. C'è qualcuno che canta. Che divertimento. La 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 la. Saltare nelle pozzanghere. La 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 la. Mesi fu, questa è una pozzanghera. Wow, una bottiglia. Che fortuna. Wow, c'è qualcosa dentro. Fermati, fermati, fermati! Che cos'è? Che strano! Oh. Quanto rumore! Ora la apro. Non ci riesco. Andrò dal mio amico il signor Monin, di sicuro lui mi aiuterà. Signor Monin, guardi che cosa ho trovato, ma non riesco ad aprirla. Lei può aiutarmi? Sì, certo che posso. Wow, sembra che ci sia qualcuno dentro. Diamo un'occhiata con la lente. Oh, sono Tati e Misifu. Ma che ci fanno nella bottiglia? Fateci uscire, fa troppo caldo. Ora vi faremo uscire, ragazzi. E come li facciamo uscire? Userà la mia bacchetta magica. Oh, no! Non usare la bacchetta! Truschi patruschi, vogliamo stare tutti con la mia sorellina. Ha funzionato! Non ci posso credere, siamo tutti insieme, guarda! Sì, Misifu, il problema è che siamo ancora nella bottiglia. Ops, la bacchetta magica ha fallito. Non so che sia successo. Ci provo di nuovo. No, Lily! Sarà meglio chiamare il nostro amico topo. Mousy, Mousy, Mousy! Mousy! Che vi è successo? Siamo rimasti intrappolati nella bottiglia e non possiamo più uscire. Ho bisogno della mia bacchetta magica. Ok, ti porto a casa. È così buio. Oh. Ci siamo quasi. Andiamo, ragazzi, provate a levare il tappo. Mi sei mancata, bacchetta magica. Tres, tris, tras, tutti grandi di nuovo saran. Tristras! Mousy, di nuovo alla normalità tornerà! Molto meglio ora, vero? Molto, molto tempo fa c'era una fattoria dove vivevano molti piccoli animali. E tra questi c'era un gattino nero con un occhio verde e uno blu. E il gattino si chiamava Misifu. Si divertiva molto a giocare nella fattoria, ma era un pochino goffo. Non sono così maldestro. Forse un po' sì, però sono anche molto carino. Ma non si metteva mai davvero nei guai perché i suoi piccoli amici lo aiutavano sempre. Oh, Misifu, poverino, che ti è successo, eh? Non preoccuparti, sto bene. Andiamo a fare una nuova avventura nella foresta? Sì, 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 esploriamo, Bao. Mia madre mi ha detto che non devo andare troppo lontano. Andiamo, sarà divertente. Ci sono molte cose interessanti da vedere. Ragazzi, aiutatemi perché non riesco a passare. Non preoccuparti, ti aiuteremo.
Grazie, ragazzi. Continuiamo. Andiamo oltre il ponte. Oh, sembra pericoloso. Facciamo un bagno. Oh, meglio di no. Sembra pericoloso. Perché no? Perché ci sono gli squali e i coccodrilli e i piranha. Ma dai, quegli animali non vivono qui. Andiamo a nuotare avanti. Il fatto è che ai gatti non piace l'acqua. Neanche a me piace l'acqua pulita, io preferisco il fango. Bene, io vado a nuotare. Vediamo com'è quest'acqua. Ma quando cercò di toccare l'acqua, mi si focate nel lago e cominciò a nuotare. Qualcosa mi ha morso! Uno squalo! Sicuramente uno squalo! La roccia! Devo raggiungere la roccia! Cercheremo di aiutarti. Aiuto! In realtà fu una tartaruga gigante a portarlo sulla riva del lago. E da lì Misifu saltò sul ramo di un grande albero. Fortuna di Misifu, nelle vicinanze stava passando una streghetta che per la prima volta era intenta a volare con la sua scopa. Volare con la scopa è facile e divertente. Oh, micetto, perché stai piangendo? Perché alcune tartarughe piranha mi hanno morso e ora non so come scendere dall'albero perché è molto alto. Non preoccuparti, piccolo. Io sono una streghetta e so aiutarti. Ho paura. Non devi avere paura di me, sono una strega buona. Puoi volare? Sì. Vieni su, avanti. Grazie, Tatti. E fu così che Tatti e Misifu si sono conosciuti. E Tatti ha accompagnato Misifu nella fattoria in cui viveva. Vieni, ti accompagno a casa, Misifu. Grazie per averci riportato a Misifu. Misifu, stai bene? Stavamo giusto per venire a cercarti. Misifu! Misifu! Ma chi è quella? È la mia nuova amica Tatti. Mi ha aiutato a scendere dall'albero. Piacere di conoscerti, Tatti. Signora Mucca, posso andare a vivere con Tatti? Il fatto è che ha bisogno di un animale domestico. Sì, può, per favore. Naturalmente, purché venga a trovarci. Verrò a trovarvi prestissimo. Ci mancherai, Misifu! Da quel momento Tatti e Misifu hanno vissuto molte avventure insieme. E questa è la fine della nostra storia. Un attimo. Che succede, Misifu? Tatti, perché non andiamo a visitare i miei piccoli amici alla fattoria? Certo, Misifu! Questo sì che è un bel finale per questa storia!